Ciao a tutti e bentornati alla nostra partita con i Lannister, bentornati alla nostra partita di Crusader Kings 2 con la mod dedicata a Game of Thrones. Iniziamo già che siamo in guerra contro le Isole di Ferro, in realtà ovviamente per le Terre dei Fiumi, questo è il nostro obiettivo. Eliminiamo i soliti titoli che non ci interessano, sì, questo possiamo tenerlo, abbiamo dei claim da poter fare ma non ci interessano particolarmente perché le terre dei Blackwood arriveranno per eredità e Darkwood è nel nulla cosmico, Darkmoor è nel nulla cosmico, va benissimo, abbiamo una guerra da combattere e da vincere. Diamo il tempo alle nostre truppe di riunirsi e poi attaccheremo. Oh, Iron King Arwin lo stregato. Vabbè, va bene, i nostri alfieri sicuramente si uniranno a noi. In realtà l'hanno già fatto e quindi direi che questo esercito andrà a prendere Atlanta. Anzi, questo esercito andrà lì. Questo andrà verso l'Iron Island. Dovevi cercare di avere pace. Ma sì, perdiamo. Diventare pazienti. Sì, si può anche fare. Non è un grosso problema. Oh, mia moglie è di nuovo incinta. Questa mi sembra sempre una cosa molto buona. Va bene. No, voi non dovete mettere sotto assedio questo, ma dovete raggiungere quei territori lì e mettere sotto assedio quelli, perché la capitale, come al solito, varrà molto. Li abbiamo già battuti non so quante volte oramai. Il principe Kevan, un nuovo comandante, molto bene. Facciamolo. Dio, Kevan che poi diventa fedele mi fa pensare a brutte cose, eh. Ma sì, dai. Creiamone un uomo di cultura e di economia. Perfetto, stiamo conquistando quelli che sono i nostri obiettivi. Il problema è che si è riformato di nuovo il trono. Maledizione. Sono di nuovo tutti in pace. Questo è un problema in realtà. Appena avranno preso questo, li sposterò a massacrarli qua a sud. Appena avranno preso Greenfield. Perfetto. Oh, è morto il cieco che era morto, che era per nostro padre, colui che era diventato cieco per nostro padre, Lord Barton di Lord Lorien the Quarreler. Oh, ma povero, mi spiace. Mettiamo Damion, signore di Castamir. Ma sì, dai. Lord Dale di Casarain. Ciò che resta di Casarain. Oh, benissimo. Joanne mi piace. No, Joanne è morta. Bene, è stata utilissima avere questa figlia che è durata un giorno solo. E non capisco. Hanno le truppe che tengono l'assedio, però in realtà fanno parte del trono. Non capisco. Non ha molto senso quello che sta capitando. Oh, siamo riusciti a ottenere sulla signoria di Pyke, i diritti sulla signoria di Pyke. Quindi direi che li useremo poi per provare a strappare qualcosa. Continuiamo a rubargli parte delle isole di ferro. Voglio ridurre il numero di stronzi che vengono a razziarci le case. Ma sì, dai, continuiamo a dire va bene, tanto insomma che almeno i vassali non ci rompano le palle, anche se in realtà ci importa relativamente perché tanto la vittoria dovrebbe arriderci. Comandante di Gaston Grey. Va bene, facciamo scendere un pochettino le tasse. Comandante di Gaston Grey. Dove cazzo? Richiedere Talon delle isole del Basilisco.
Questo non mi importa. Mentre Gaston Grey. Vediamo dove sta. Però è a Dorne, quindi veramente dalla parte opposta del mondo. No, non è che mi interessi particolarmente in realtà. Diciamo pure che potete anche tenervelo. Ah, è qua. È l'isoletta. No, è troppo lontano. È troppo lontana dai nostri domini. Tra un po' sarebbe quasi più fattibile una guerra contro le isole dell'estate. Cioè, a meno non avremmo dei vicini molto aggressivi. Va bene, che scriva le nostre cronache familiari. Ah, ecco perché sono. Perché non li stiamo usando in battaglia. Hanno anche ragione essere un po' incazzosi. Sa, qua ce la facciamo a prendere Arendal. Così magari catturiamo, come al solito, il re delle isole di ferro. Perfetto. Titos chiede: cosa dobbiamo fare dei cittadini accusati di poaching? Non so cosa sia. Ma sì, rendiamolo giusto e gentile. Oh. Dov'è che hanno combattuto sti poveretti che sono stati massacrati così? Da nessuna parte in realtà. C'è questo esercito che non mi piace eccessivamente che sia lì, ma proviamo a vedere se riusciamo a scacciarlo. Perfetto. Sì, siamo riusciti a scacciarlo. Le nostre truppe viaggiano decisamente meglio di quelle del. Oh, benissimo, li abbiamo catturati tutti. Ma sì, manteniamo tutti lì. Assolutamente stai lì, caro mio Er. Sarei così tentato di ammazzarti, ma preferisco chiederti pace. Per ottenere il territorio che volevo prendere. Perfetto. Ah, adesso sì che abbiamo un piede nelle isole di ferro. Disbandiamo tutto. Abbiamo due guerre in corso, brutti stronzi. Lord Dale di Castamir. Vediamo se ha il coraggio di dirci di no. Bene. Perfetto. Hardley Wood, principe delle isole di ferro. Lasciamolo pure dove sta. Lasciamolo pure dove sta sto stronzetto. Allora, ricordiamoci che teoricamente nostro figlio Titos avrà poi una rivendicazione su Riverrun che andremo probabilmente a sfruttare la volta prossima. O tra due volte, dipende quanto durerà. Ce n'è un'altra di guerra in corso. Sì, teniamo un po' di denaro dai prigionieri. Benissimo. Oh, tosse. La Sifilide? La Sifilide, abbiamo preso la Sifilide? Ma da chi? Sangue di. Sangue, latte umano. Latte di donna, insomma. Signoria di Talon. Va bene, qui sempre nelle isole di ferro, ma non mi. Nelle isole dell'estate, ma non mi interessa particolarmente. Ordiniamogli di interrompere la guerra. Perfetto, e la guerra è stata interrotta. Ovviamente non andiamo a nasconderci. Ah, mi sa che ci sta per morire il signore. Teniamo da parte i soldi, allora. Adesso ci sta dicendo di una mela al giorno per curare la diarrea. Minchia, sempre meglio, insomma. Va bene, almeno è finito l'inverno. Speriamo che la cosa serva a qualcosa. Pian pianino dovrebbe passare il fastidio. Si è preso l'influenza. Una normale, severa, potrei buttarlo a letto. Ha ancora questi trattamenti?
No, lasciamolo guarire da solo, va sto giro, perché secondo me questo qua si sta. Rischia di ammazzarci. Perfetto. Oh, finalmente si sente meglio, era solo un'influenzina. Sì, io spero che qua vincano ovviamente. Non mi ricordo mai come si chiamano. I talli, perché se non vincono i talli. Lord John Otor of the Crossing. Dov'è che sta sta roba? Lord John Otor di Atranta. Oh, vediamo un attimino. Lui è signore di Atranta. Ed è vassallo di Lord Theomar di Acorn Ridge. Perché il suo successore, vediamo un attimino chi dovrebbe essere che rischiamo di perdere, è Perra Piper, che è un vassallo di Lord Illifer il Nero di Sigard. No, allora c'è qualcosa che non va tanto bene. Vediamo un attimino. Se possiamo magari modificare le leggi del reame. Autorità. Questo dovrebbe essere non permesso. Se noi gli cambiassimo a lui le regole. Che mi piace eccessivamente come cosa. È vero che Sigard. Potremmo poi entrare in guerra contro Sigard. Vediamo un attimino come va. È ancora relativamente giovane, se non sbaglio. Quindi 32 anni, c'è ancora tempo. Potrebbe nascere magari un figlio maschio, che potrebbe essere la cosa migliore che ci risolve. Beh, anche la moglie in realtà ha 32 anni. Perché ovviamente Perra Piper si è sposata a Robin Mallister e sta dalla parte opposta del mondo. Va bene, che diventi pure ambizioso. Nessun torneo. Non abbiamo truppe sollevate, no? Benissimo. Allora, vediamo di continuare a espandere un attimino i nostri domini. Pink Maiden non è più nostra. Noi controlliamo direttamente. Perfetto. È stato imprigionato da chi esattamente? Lord River Tornod in Hammerhold. Rumori dalle persone viaggiatori di qualcosa di una bestia mitologica nel tuo reame. Dobbiamo capire un attimino cos'è. Sì, potrebbe essere qualcosa di carino e interessante. Sir Kevan Lannister è il nostro cugino, vero? Non il figlio. Ma sì, sposati chi vuoi, non c'è problema da quel punto di vista. Tanto che non sposi nessuno di troppo grosso, visto che ha dei diritti sul trono. Mi insegnerò a essere meno rumoroso. L'abbiamo beccato mentre leggeva una nostra lettera. Guadagniamo 30 di prestigio, molto bene. Oh, le migliori cose per ovviamente per l'addestramento di nostro figlio Sirion. A cui continuiamo a dare a questo punto, lo mandiamo sul diplomatico. Tanto il figlio sarà Titos. Possiamo dargli i titoli? Il castello di Brightwall. Si potrebbe anche fare. No, lasciamo stare per ora. Teniamocelo lì. È bruttissimo, Titos. Mamma mia, sei brutto. Pure pelato. Meno male che almeno rimane biondo. Ok. Jeremy. Il mio cavallo. Allora andiamo a cacciarlo.
Assolutamente. Dovrebbe essere una specie di alce. Dovrebbe essere una specie di alce. Ma Jeremy l'ho fatto nascere quando? Perché sono minimamente accorta. Accorto. Ah, sei pronto ad andare a caccia. Benissimo. Nuovo talento militare. Questo non ci importa particolarmente. Arrivi in un cottage nelle foreste. Sembra un party di caccia. Ha una pozione che ti renderà un cacciatore più forte. Vediamo cosa ci fa l'effetto. Senti del calore all'interno. Ti metterà più forte. Ora vai, grande cacciatore. Sei sicuro che troverai la tua. Ah, ci ha fatto diventare lussuriosi. Forse la prossima volta potrai cacciare nuovamente la preda. No, non mi interessa di andare a nascondermi. Provare a prendere Pike non sarebbe male in realtà. Ridurremo un po' il numero di sti stronzi che ci vengono. Il problema è che ho bisogno di compagnie mercenarie di navi. Perché senza le navi non andiamo da nessuna parte. E ce ne sono solamente 7 attualmente disponibili. No, ci sono questi. Perfetto. Potrei anche provare 15, 30. Ma non sarebbe malaccio in realtà. Unire le flotte. Qui ce ne sono di flotte interessanti. Oh, cazzo! È diventato, si è beccato il morbo grigio. Che poi in realtà io potrei semplicemente dichiarare guerra per quello e andare a occupare come al solito Arrenal, che mi sembra sempre la cosa migliore. No, non mi interessa. Non voglio altri cortigiani, ne abbiamo a sufficienza. Qui stiamo già costruendo. Brightwall. Oh. Un brillante comandante, molto bene, marziale più 8, assolutamente ottimo. Rendiamo un po' più ricca la zona. Gli daremo il castello di Brightwall, ci sta, così non va molto lontano. Ok, minacciamo il vassallo. Principe Tybalt e il principe Dale. Che si fottano il principe Tybalt e il principe Dale. Ah. Lord Merwin Noncasto, colui che si era fatto nostra madre. Ma il vassallo dove? Ah, dei Crakehall. Quindi poi dovrebbero tornarci tutti questi territori. Che non è male, insomma. Dovremmo prepararci perché l'inverno sta arrivando. Non è che muore questa, ad esempio. Il principe Cirion sembra malato. L'ha fatto guarire, il che non è male. Signore di Talo nel castello di Fairmarket. Oh, che strano, una guerra civile. Non capitano mai le guerre civili qua dentro. Mai mai. Lui non può ancora sposarsi, nostro nipote, nostro figlio? No, perché ha solo 7 anni. Non capitano veramente mai queste guerre civili. Oh, benissimo, non c'è più rischio di perdere la regione. Vediamo un attimino se possiamo rivendicare qualcosa. Sì, possiamo come al solito dichiarargli guerra per Plyke, Brimstone, Fairmarket. La Forca Rossa addirittura? Allora, Pike andrebbe direttamente a noi. Branston. Resta dove Branston? Ah. Bah, Branston non ci interessa. Fairmarket neanche. Canet. Canet dov'è che sta? Ah, il territorio lì. Sì, quello potrebbe essere interessante.
Mentre la forca rossa, sì, in realtà sì, perché poi tanto lo prenderemo di vicinanza. Solo che ovviamente non possiamo farne più di uno, per i limiti. Sono un po' indeciso. Prendere Pike, prendere Carnet. Ma se no prendiamo Carnet, boh. Gli togliamo uno sbocco sul mare. E li separiamo, non sarebbe neanche male in realtà. Non c'è, vero, un modo per... No, mi sa che non ce ne fa fare più di uno. Perché una volta c'era la possibilità di unire tutte le possibili cose. Adesso non c'è più, vero, questa possibilità? No, non la forca rossa. Mi sono sbagliato, l'unica cosa che non volevo reclamare era la forca rossa. Che era la parte opposta del mondo. Ma cazzo di Buddha ladra. Non volevo reclamare la forca rossa. Oh, cazzo di Buddha. Mi sono proprio sbagliato. Lasciamo solo che combattano quello. Intanto alziamo loro. Li portiamo qui. Minchia, la forca rossa era l'unica cosa che non mi interessava reclamare. Cane. Che cretino che sono stato. Abbiamo perso a Gold Barrow. Che vergogna. Sono rimasti quattro gatti. Ok, rilasciamo l'Edge Knight. Oh, è apparso lo solito prete rosso, a cui diciamo no. Direi che lo stanno già facendo, onorare. Ma perché ho dichiarato guerra per la forca rossa? Ma sono proprio un cretino. Ma non me ne sono proprio accorto. Puoi rimanere lì, amico mio, mi spiace. Così sarà. Così intelligente il piccolo Sirion. Diventato diligente. Rob, comandante della... No, mettiamolo lui, mettiamo il nostro... Cos'ha allora adesso? Di 17. Beh, non male, così gli diamo, gli facciamo avere un po' di prestigio. Ok, valli a massacrare magari adesso. Che ne dici? Può essere un'idea. Vai a prendere Brunstone, va benissimo. Voi appena vi sarete uniti. Siamo diventati autoritari. Non è proprio il massimo dello status, ma... Andiamoli vicini, va? Non capisco perché mia moglie in realtà sia ancora parte di questa guerra, ma va bene uguale. Mio figlio Kevan sta diventando un combattente, va bene. Chi è che è in guerra? Lord Perry di Atlanta. Sarà meglio che porri fine a questa guerra. Bene. Le prime armate sono arrivate. Ma perché la forca rossa? Ma sono veramente un cretino. Ho conquistato il territorio più inutile di tutti. Ho guadagnato due di diplomazia. Chiedi gentilmente di non far parte di una fazione di cospiratori. Ma insomma, gentilmente. Tu vieni a unirti qua, va. Così almeno diamo un'utilità. Benissimo. Ma questa fazione di cospiratori? Le alisti alla corona, va bene. Oh, un funerale. È morto il cane da caccia che ci aveva regalato nostra moglie. Abbiamo perso una battaglia. Ah, erano i poveretti, i quattro gatti che continuano a perdere battaglie, sti poveracci. Proprio sono sfigati. Tra l'altro hanno perso una battaglia contro una roba gigante, quindi va bene anche così. Un territorio gigante. Benissimo.
Proviamo a mettere sotto assedio Riverrun, vediamo cosa succede. Le armate di Ser Rob. Vuole attaccare un mio territorio? Al castello di Grey Garden. Sti stronzi. Barbray. Fondiamo un attimino le armate. Ma chi è che è sempre in guerra? Lord Preston di Moreland. Va bene, l'importante è che con tutto il mio prestigio questi continuino ad accettare senza farsi grosse domande né problemi. Forca Rossa è sotto assedio, ma questo non è un grosso problema. Ovviamente i miei vassalli stanno partecipando alla guerra. Lakeshore, benissimo. Fino al 20 luglio 8033 qualcuno starà cercando di ucciderci, e che non è assolutamente il massimo. Tra l'altro ho notato che questo capitolo sta andando un pelino per le lunghe. Chiuderemo questa guerra e ci fermeremo. Anche se continuo a chiedermi perché ho preso la forca rossa. Ma che coglione. Sa, prendete Arenal che finisce la guerra. Cioè, tanto valeva veramente, valeva di più prendere Pike che la forca rossa. Mandateli tutti in galera. Ma no, dai. Siamo gentili. Sermati stulli. Sì, liberiamoli tutti, sono nostri parenti, peraltro. Vedi Melissa Hill. Sì, diamogli pure tutti. Sì, non volevo far tutto sto casino catturandovi, mi spiace, non era mia intenzione. Sì, così magari ci pagano qualcosina per restituirli. Anche se voi tali dovreste, tra un poco sarete in guerra contro di me, ma non è un grosso problema da quel punto di vista. Le armate di Ser Rob. Va bene, dai. Prendiamo i soldi per Veron Velaryon e guida Orbarion. Orbarion in battaglia. Andiamo lì pure. La guerra è finita. Facciamo rientrare le truppe e offriamogli come pace il territorio della Forca Rossa. Ok, Ramson All Prisoner. Ma sono veramente un cretino. Ma io veramente non riesco a capire quanto posso essere scemo. Perfetto. Allora, signori, la guerra più stupida che potessi combattere è finita. Magari intanto mando via le unità che in questo momento non servono più, così magari i miei vassalli non si incazzano giustamente. Direi che ci vediamo la prossima volta. Oh, di nuovo il White Stag. Benissimo, questa volta vicino Lannisport. Prima o poi probabilmente morirà di caccia il nostro re. La prossima volta sicuramente credo che morirà, probabilmente purtroppo, Lyman Overrock, che è stato veramente un gran re finora. O morirà Regina Melin e il loro erede, il principe Titos, potrà rivendicare prima o poi i territori dei Blackwood e quindi dare una bella spinta verso nord. E appena sarà sposato potrà rivendicare i territori, e sarà ovviamente morto Lord Melis the Shadow, potrà rivendicare... ma questa è prigioniera? Certo, cazzo, liberiamola, sì. Non volevo, non era mia intenzione. Potremmo rivendicare i nostri territori. Ma aspetta un attimo, non è che questo qua... Se io lo uccido, direttamente la moglie diventa l'erede. Però aspettiamo un attimo che sia morto il signore, Lord Melis the Shadow.
Ci vediamo la prossima volta. Ci saranno, secondo me, delle belle sorprese per il nostro regno della Rocca. Come vedete, ormai abbiamo raggiunto l'occhio degli dèi e vogliamo mettere sotto nostro dominio tutte le terre dei fiumi. Ci vediamo la volta prossima. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Alla prossima. Ciao ciao!